Dopo 2 ore di live mi sono calmato. Dopo 2 ore di live mi sono calmato, ragazzi. Ero con la bicicletta sotto una pioggia che non mi dava neanche fastidio perché era fine, a parte le poche illuminazioni delle strade, che qua avrei da dire qualcosa al sindaco qua dei vari paesi, perché sono a rischio queste strade qua senza illuminazione, soprattutto per chi non ha, che ha i due motori o chi ha soltanto una semplice bici come me. Ero molto nervoso, ve ne siete accorti? Cioè, quando ho saputo che stavo arrivando con la bicicletta e mi stavo facendo la mia mezz'ora giornaliera di bici per tornare a casa da mia figlia, mi è arrivata la notizia, ho sbottato. Scusatemi, ma ho sbottato. Fratelli Rossoneri, amici e rivali di YouTube, buonasera, buonasera, buonasera. Innanzitutto grazie per la live, grazie alle donazioni, grazie ai partecipanti, grazie a chi è che si è aggiunto al canale. Ragazzi, continuiamo a iscriverci, che il 40.000 non è poi così distante. Abbiamo detto l'obiettivo entro Natale che mi fate il regalo. Allora, non è detto, non è detto che non si giochi. Decidono domani mattina. Decidono domani mattina, quindi la Lega non ha ufficializzato il rinvio della partita, quindi comunque siamo ancora in gioco per giocare. Io penso che tutti vogliono che si giochi sta partita e si sono formulate delle varie ipotesi. L'ipotesi di tavolino, la terza ipotesi da tavolino, il Bologna non c'entra un cazzo, io non voglio vincere a tavolino, ma non è neanche un'ipotesi che proprio non remota, è impossibile perché il Bologna cosa ha colpe? Che hanno comunque una catastrofe a livello di disastri, cose che non verranno neanche pagate, però non voglio entrare nel merito. Quindi sicuramente, sicuramente l'ipotesi di tavolino è da annullare. In un altro stadio sicuramente giocherebbero a porte chiuse e cazzo avere qua il Milan, a Verona. E non poterlo andare a vedere, perché sicuramente non possono in 30 ore, cioè, organizzare un nuovo stadio fra la security, gli steward, cose, case, chiese, ragazzi. Se giocano in un campo neutro, che addirittura avevamo parlato di Verona, però secondo me è più plausibile un campo, forse però al Mapei hanno detto che c'è Sassuolo che gioca alle 3, quindi anche lì è impossibile. Comunque, qualsiasi stadio che giocano, l'ipotesi delle porte chiuse è sempre più aperta. Cioè, ragazzi, con tutto il rispetto che posso avere per l'alluvione, ho visto oggi Matteo Quadri che mi ha mandato prima un commento. Hanno dato l'ok per una fiera di 30.000 persone a Bologna e non ce ne possono stare 35.000 allo stadio. Cioè, non riesco a capire veramente, veramente il concetto. Cioè, la partita deve essere giocata anche perché ci va sul a metà dicembre, dove già abbiamo milioni di partite, avremo milioni di infortunati. È una partita che condiziona comunque tutto. Eh sì. A parte poi la squalifica di Reinders, che comunque dovrebbe esserci il regolamento, che se dovevo saltare quella partita, salto quella partita, non slitta su quella dopo. Perché metti che uno ha giocato un po' più leggero, che si è fatto munire, che aveva già 3 munizioni. E si è fatto ha giocato più leggero, non che si è fatto munire di proposito, ma è stato munito perché ha giocato condizionato comunque dalla cosa che c'era un big match dopo tutto quanto. Uno deve giocare al 100% per l'amor di Dio, ma la prestazione di prima è stata condizionata. Lascia stare che l'esplosione di Reinders è venuta che neanche c'era, quindi comunque se non dovrebbero. Addirittura c'è stato qualcuno che ha detto che tipo Marelli che c'era l'espulsione, cioè cose allucinanti ho sentito, però torniamo sull'argomento. Se non sarà a Bologna, comunque sarà la partita, secondo me, se sarà a Bologna, che sarà su un campone neutro, si giocherà a porte chiuse. Mi girerebbe il cazzo se giocano qua a Verona, non posso andarla a vedere. Minchia come mi girerebbero quello neanche, perché alle 6 devo essere a casa per le 9, quindi sarebbe top per me. Dovrei capire dov'è che vanno, anzi qua ditemelo qua sotto, se dovessero giocare a parte che mi informerò qua. Con i miei informatori qua di Verona mi informerò, perché comunque voglio andare a vedere il pullman del Milan dove alloggeranno, voglio sarò lì ad andarlo a vedere nella maniera più assoluta. Nella maniera più assoluta sarò lì. Secondo me giocheranno a Bologna a porte chiuse. Io non voglio Gravina, Gravina, adesso inizio a scaldarmi. Gravina, fai qualcosa. Fate qualcosa quelli della Lega per far giocare sta partita. Non iniziamo a rompere il cazzo. È una volta tanto che dovete farvi sentire. Fatevi sentire. Perché sta partita è assurdo se viene rinviata. Sta partita qua è assurdo se viene rinviata. Quindi non rompete il cazzo.
Avete mille soluzioni, da campo neutro per organizzarvi almeno per la sicurezza sua, senza avere tifosi, quindi sarebbe una cosa molto più fattibile perché avete anche meno personale comunque da prendere, quindi i costi anche sono inferiori, l'organizzazione comunque si può semplificare. Ok, rimborsate, fra l'altro ho saputo che il metà dell'incasso andava in beneficenza, lasciate quel cazzo di incasso, perché non li prendete dai diritti TV l'incasso da dare in beneficenza, che sono anche molto più soldi che dei biglietti allo stadio? Cioè, per una volta, perché non facciamo, visto che ci fate pagare 70-80 euro al mese fra Sky e Amazon e DAZN, anche Amazon ci metto dentro, cioè arriviamo quasi a 100 euro fra tutto quanto al mese, che è un dodicesimo, un tredicesimo per uno stipendio di una persona normale, facciamo un quattordicesimo, ci tirate fuori i soldi anche dove non esistono. Perché non date per una volta i diritti TV a queste persone che sono in netta difficoltà? Mi scuso se oggi ho ampliato la cosa tortellina, queste cose qua. Per chi non mi conosce, mi scuso. Per chi mi conosce, si sarà fatto una risata. Sapete che quando mi parte la brocca era tanto che non mi partiva, però stavo tornando in bici, mi è arrivata sta notizia. Ti pensi al giovedì che già hai rovinato il weekend? Perché sembra una cazzata, ragazzi. Ma chi è che è appassionato di calcio? Se gli si toglie. Già io sono nervoso quando c'è la nazionale. Poi doppiamente anche più giustificato perché per me è comunque un lavoro. Mi è partita la brocca. Mi è partita completamente la brocca, ragazzi. Cioè, ma ti parte la brocca? Cioè, devo star fermo perché è andato il sole a Bologna sabato. Cioè, sarebbe la prima partita al mondo non disputata in una giornata di sole. Qualcuno mi ha chiesto perché magari per il campo che no, ci mettono i teli. Ci sono i teli, che quando anche diluvia tutto ci sono i teli, che il campo non si rovina. Non si rovina. Fino a se si gioca al pomeriggio, fino alla mattina, i teli rimangono su, quindi il campo non è rovinato. Deve succedere una catastrofe, coso, perché addirittura il campo si è completamente allagato, stile Perugia-Juve di quando aveva perso lo scudetto, quella frangente. Dovrebbe succedere una catastrofe tipo quella, che è una partita che non andava giocata, che la palla non rimbalzava, ma dovrebbe essere una catastrofe tipo quella. Che adesso comunque sono passati più di 20 anni. Sì, 9, 19, più di quasi 30 anni sono passati, comunque queste cose qua non succedono più. Quindi adesso non avete motivazioni per sospendere questa partita. Non avete motivazioni per sospenderla. E anche c'è anche da dire che una volta avevano sospeso il Gran Premio. Però il Gran Premio sono 200.000 persone che vanno a vederlo. Quante persone sono? Cioè, sono veramente una valangata di gente. Hanno dato l'ok per una fiera di 30.000 persone e non date l'ok per la partita. Ma poi dove cazzo la rinviate? Su dicembre, che già ci avremo non so quanti infortunati cose. Vai a condizionare una squadra comunque. Vai a condizionare la squadra. Qualcuno mi ha chiesto Inter Bologna per il Covid. Sono due cose diverse. Qua non c'è il Covid, sabato c'è il sole, ci sono mille modi. Mille modi. Quella lì era un'altra cosa, ragazzi. Non facciamo i paragoni di Bologna-Inter con cose che non c'entra un cazzo qua. Non c'entra niente. Come vi dico io che sono d'accordo con gli interisti che non era da rinviare Bologna-Inter, eh? Sono d'accordissimo, sfondate una porta aperta, ma non confondiamo le due cose. Cioè, qua ci sono tutte le cose per organizzarsi e per far giocare la partita, che in un calendario che già sono 1.000 partite, per noi viene veramente difficile, come anche al Bologna, perché c'è gli ottavi di Coppa Italia al Bologna, c'è anche la Champions in Bologna. Non sminuiamo comunque l'avversario, che poi magari andiamo e facciamo figure di merda, che diciamo era meglio che la rinviavamo. Anzi, non voglio neanche pensarla sta cosa, eh. Non fatemi pensare la cosa che veramente che ci stavo pensando prima in live. Non è che forse è meglio che la rinviano, che il fatto decide che magari saremo più preparati un domani se la affrontiamo a dicembre che adesso. Il momento è positivo, bisogna sfruttarlo. Noi comunque arriviamo da due vittorie. Come sono venute, chi se ne frega, arriviamo da due vittorie. Recuperiamo anche Calabria, sono curioso di vedere che giocherà, se giocheremo. Comunque domani saremo super sincronizzati, non uscirà il video della mattina fin quando non sapremo se si gioca. Naturalmente troverete uno di buon umore o uno incazzato nero. Mi auguro, voi so che molti sperate, cioè io se fossi interista Juventino comunque a me farebbe più paura il Napoli del Milan, vederci non giocare con già abbiamo poche possibilità con Napoli secondo me, ma senza Reinders e Theo Hernandez, cioè le nostre possibilità ragazzi, cioè le nostre quotazioni scendono ulteriormente di botto, centrocampo non c'abbiamo un cazzo di nessuno, un terzino di riserva abbiamo Terracciano che non appena umana a sinistra, cioè è un giocatore da Lecce, da quelle squadre lì a sinistra, a destra devo ancora vederlo. Quindi io se fossi anche un tifoso di un'altra squadra, sinceramente, io preferirei che il Milan giocasse col Bologna. Sono sincero, perché le due giornate di squalifica, poi le beccano di là. Ditemi qua sotto, in massa, quello che pensate. Quello che pensate, proprio in massa vi voglio sentire. E secondo voi, se si giocherà o meno. Molti live, la stragrande maggior parte, mi ha detto che secondo loro si gioca. Speriamo,
che il prefetto non rompa tanto il cazzo, perché non ha motivi per romperlo, si gioca a porte chiuse, se il Bologna dà l'ok, il Milan, rimborsate questi biglietti, non mi fate una questione di soldi, per me cosa saranno 100.000 euro di incasso, non rompete il cazzo, li mettete voi, che i soldi ce li avete, ciao a tutti.